in diretta da dentro il cesso, nuova location. Perché sto facendo questo cut? In breve, voglio tenere questo video un pochino più breve. Sto scaricando d'allenamento, magari vi metterò qualche clip qua del mio allenamento durante lo scarico, così non dovete necessariamente vedere il cesso, lo scarico del cesso. Allora, sto scaricando per quale motivo? Ovviamente avendo un introito calorico inferiore, anche le mie capacità di recupero e di accumulo di volume sono inferiori. Mi sta preparando Emanuele Caratelli con un programma che oltretutto mi sta piacendo molto. Stiamo curando principalmente la tecnica d'esecuzione negli esercizi, ma con un volume abbastanza importante. Pesi si alternano da molto bassi a abbastanza alti e ho avuto una settimana un pochino di intensità più elevata dove sono andato in overreach. Sono andato in overreach, me ne sono accorto perché le prestazioni sono calate per 2 settimane consecutivamente, cominciavo a far fatica a dormire, sentirmi spesso molto fiacco e stanco, avevo attacchi di fame molto superiori a quelli che avevo normalmente. Difatti ho spostato alcuni refeed la settimana scorsa perché ho avuto degli attacchi di fame e ho mantenuto il bilancio calorico settimanale uguale, ma ho anticipato un refeed che era quello di domenica, l'ho messo tipo a mercoledì e poi domenica ho mangiato una giornata low normale. Ho deciso quindi anche insieme al mio coach, io ho chiesto se potevamo scaricare perché mi sentivo decisamente eccessivamente affaticato, quindi questa settimana scaricherò e in concomitanza con lo scarico ho messo una settimana di diet break. Una settimana di diet break è per me una settimana in cui sto a mantenimento, il mio mantenimento è 2800 kcal. Dopo 5 settimane piene di cut, probabilmente questo è un leggerissimo surplus, ma non è un problema. Surplus, dai, surplus, sai, di quelli che vogliono per forza fare sentire che sanno fare l'accento americano. Un leggerissimo surplus. E questo mi serve perché scarico dal grosso volume di allenamento, riporto le calorie a mantenimento, questo mi permette di supercompensare, poi non è in realtà una supercompensazione, ma mi riporto alla mia base, ho il tempo per recuperare bene, per riempire nuovamente le riserve di glicogeno, riprendermi e ripartire col piede giusto. È una strategia che utilizzano molti, soprattutto nella preparazione per il natural bodybuilding, anche atleti tipo Alberto Nunez, di cui vi ho parlato in un altro video. Vi ho fatto vedere il suo vlog sulla sua preparazione, utilizza un protocollo del genere. Lui infatti fa 6 settimane di cut e di allenamento, il blocco suo di allenamento è di 6 settimane dove sta in cut, poi fa una settimana di scarico in concomitanza con il refeed e ricomincia da capo. È un po' una strategia nella quale si fa un passo indietro per poterne fare due in avanti, perché comunque vedrete anche, lo documenterò. Durante questo periodo in cui farò una settimana intera di refeed, una settimana tutta quanta a mantenimento, che si chiama diet break, come vi ho detto, molto probabilmente, come già comincio a notare ora da inizio settimana, accumulerò più ritenzione idrica, forse anche un pelino di grasso, ma è molto improbabile, molto più probabile che io accumuli ritenzione idrica. Quindi al termine della settimana apparirò un po' meno tirato, un po' più acquoso, un po' più gonfio, si vedrà meno la definizione, si vedrà meno la vascolarizzazione. Ma non è un problema, è esattamente quello che voglio. Lo voglio perché voglio le mie cellule muscolari più idratate, quindi più propense a creare nuova ipertrofia muscolare. Voglio recuperare, voglio dare il tempo ai miei tessuti molli di rigenerarsi grazie al basso volume che ho in questo momento. L'allenamento ha circa la metà del volume che avevo prima, l'intensità è leggermente ridotta, quindi riuscirò a recuperare meglio. Mangerò, starò rilassato, anche a livello psicologico, il fatto di non dover subire la fame tutto il giorno aiuta tantissimo. Ricaricherò le batterie, questo mi aiuterà anche nella prima settimana in cui tornerò in cut ad avere un po' meno fame e partire col piede giusto. Probabilmente tutta la ritenzione idrica e il peso che ho accumulato in questa settimana di diet break lo dissiperò nella prima settimana nuova di cut, quindi avrò queste 2 settimane che sono nulle ai fini del mio obiettivo estetico e prolungherò un pelino il cut, però non è un problema. Oltretutto, un'altra modifica che farò alla dieta sarà quella che quando ripartirò con il cut, adatterò un pochino il deficit in negativo, cioè ero partito con un deficit molto importante, come avevo detto, circa 900 kcal al giorno, lo porterò nell'intorno delle 400, quindi meno della metà, anche perché la mia BF comincia ad avvicinarsi un po' di più a quello che potrebbe essere un 10, non sono assolutamente a 10, in particolare la condizione di oggi che avete visto in questo momento, però nei miei giorni low ci sono andato abbastanza vicino, quando ho toccato i 77,4.
e quindi voglio preservare quanto più possibile le prestazioni che sono calate notevolmente e la massa muscolare e vedere se con un programma, con una gestione del volume un pochino meno aggressiva a favore dell'intensità in quest'ultimo periodo, e con un deficit un pochino meno importante riesco a mantenere o a recuperare parte delle prestazioni che ho perso nella prima parte del cut, che sarebbe molto, molto buono, perché se riesco ad arrivare nell'intorno dei 75 kg con le stesse prestazioni, per dire, che ho portato agli italiani, dopo rimettermi in sur, che è molto difficile, molto improbabile, però dopo in quella condizione rimettermi in surplus potrebbe giovare notevolmente, perché ho poi 5 kg, anzi 8, da poter mettere con molta calma prima degli italiani, quindi in 8 mesi, quelli che sono, in modo da cercare di mettere di questi 8 kg quasi unicamente muscolo. È impossibile solo muscolo, però la quantità quanto più alta possibile di muscolo, ovviamente muscolo e idratazione. 8 kg in un anno per un natural che si allena già da 3 anni è impossibile, però considerate che quando uno mette su 1 kg di massa muscolare accompagnato anche da litri di idratazione, e quindi il peso complessivo è molto più di 1 kg. Quindi il mio obiettivo sarebbe quello di tornare negli 83, piano piano, anche in più di un anno, magari se anche arrivo alla gara che peso ancora 81 non è un problema, continuerò poi dopo la gara probabilmente a salire fino ad 85. La mia idea era questa sul lungo termine, non sono ancora certo al 100%, però secondo me l'idea più intelligente era questa, quindi calare bene adesso, pulirmi per bene, crescere con molta calma, accumulando quanto meno grasso possibile. Arrivare alla gara degli italiani, che per me è quella più importante, che sono nell'intorno degli 80-81, magari poi andare avanti fino a dicembre dell'anno prossimo, dove arriverò magari ad 85. L'obiettivo sarebbe arrivare ad 85 kg con la stessa BF più o meno che avevo quest'anno quando ero 82, per poi magari prendere un cut molto lungo. Grazie alle prestazioni che avrò sicuramente incrementato con tutti questi chili che metto, che sono 10 più o meno, se arrivo a 75, calare anche in 6 mesi con moltissima calma, cercare di mantenere al 100% le prestazioni e fare una prestazione molto superiore agli italiani, non i prossimi, quelli ancora dopo. Quindi questo è il progetto a lunghissimo termine. Vi ho spiegato cosa sto facendo ora e perché. Spero che questo vi sia di aiuto, che vi dia un pochino un'idea di come gestire i momenti difficili nella dieta. Se vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace e iscrivetevi. Mi scordo sempre di dirvelo, però ricordatevi che se mi lasciate un like e un commento, a me aiuta tantissimo per far crescere il canale. Quindi se mi volete sostenere, come avete detto nel video dove pensavo di smettere, ricordatevi semplicemente di lasciarmi un like, un commento, se vi va a condividere il video. Ciao ragazzi!